questa pietra romanica ci parla da sempre della fragilità. C'è un capitello, tempo e famis, 1152, il tempo di fame, di crisi, di conto trovate per dare da mangiare ai poveri, che ce lo costruire questa bellezza. La nostra idea da sempre è che la crisi è buona. O ti sfruttai la vita e ti distruggi, oppure quella crisi può diventare una grande opportunità, può creare una grande bellezza. La parola crisi in sanscrito vuol dire depurare, togliere così i motivi che mi nocciolo della vita. È bella per due motivi: prima, perché io non sopporto le chiese moderne, perché tutti i santini più buoni la piacciono amore. In queste pieghe del mire, nei capitelli, c'è tutta la vita, se guardate. Gli alberi, gli animali, gli uomini, gli angeli, il diavolo, l'acqua della morte è precipitata in cuore, l'albero della vita. Non si separa il buono dal cattivo. E quando sei in una crisi, una delle grandi qualità da avere è non farti avvelenare, perché quando sei in crisi è come essere in un mare agitato. Più ti agiti e più affoghi. L'intelligenza è trovare un punto di pace nella tempesta, che è dura. Trovare l'armonia nella diversità, in quello che succede. L'altra cosa bellissima è l'abside volto ad est, all'alba, come a dire che noi non siamo chiamati dal passato, ma dal futuro. E quando sei in una fragilità, devi trovare un punto di pace nella tempesta. Devi smettere di guardare troppo il tempo, se non ti distruggi, avere gli occhi davanti e pensare che qualcosa di nuovo succederà. Poi l'altra cosa bellissima è questa porta sempre aperta. La prima cosa che trovi è questo Gesù, vedete, come tutte le icone, ha gli orecchi molto sporgenti, come a dire che non ascolta di più, la bocca piccina, 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 dovrebbe parlare meno. Quegli occhi non sono le pupille, ti vogliono giudicare, è come se sta meditando, vedete, sta lì tranquillo. Come dire, dai, vieni, d'accordo, chiunque tu sia, come si dice noi, da un grano di rubino, un sufi musulmano, vieni, chiunque tu sia, lo capo un di volo, anche se hai infranto il tuo volo mille volte, che se ne frega, vieni. Ti accoglie, poi ti dice però, vai oltre, non ti fermare. E oltre che vedete c'è l'altare, lo spezzare il pane, e quell'altare è bellino perché quando arrivai a un troviale lo fa schifo, perché con l'altare il 900 falso da morire, capitelli finti, una croce non c'entra nulla. Per altre mole è quella prepotenza, visto che l'altare originale doveva essere povero come quelli laterali, ho messo questi legni, era Natale, non c'è posto per loro nell'albergo, come un villaggio. Però è come se Gesù ti dice, dai, spezziamo la pane. Poi ti dice, no, ti fermo da me qui, vai, vai. E oltre cosa c'è? Le trifole, le bifole, le finestre, la libertà della luce. Per me è importante, quando sei in crisi, che qualcuno ti accoglie, che ti nutri di qualcosa, ma soprattutto che te perdi libero. Vedete, i maestri più belli che ho conosciuto in una vita non coccolavano me. A me mi fa schifo quando avevo queste mani, tutte le chiavi di cura, prendermi in giro, poverino una sera. Quello che per me mi serviva è che io voglio diventare libero. Non me ne frega degli altri. E se non arrivi te, da solo, a sentirti libero, non ce la farà. Allora lasciamo un po' di musica, un po' di silenzio, per pensare che questa pieve ci ha già detto tutto quello che serviva, e magari il corso vedrete, punterà molto su questi piccoli punti e ce li approfondirà.
La crisi è personale, la crisi ormai è dentro questa vita. Ce la siamo nel punto più basso del personale, almeno negli ultimi anni. Vedete, in questo tempo tutti noi a fatica riusciamo a scorgere quei sogni che possiedono la trasparenza dell'alba originale, quella luminosità di una tenerezza sovrannaturale. Siamo ormai sulla soglia della sopportazione del corpo umano, siamo sulla soglia della sopportazione e pazienza del nostro cuore, della resistenza della nostra ragione. Sembra che abbiamo perso anche l'intelligenza, anche il vedere le cose, il capirle. Ma noi tutti sappiamo che anche se la parola restasse per sempre sepolta nella notte, se quella parola non riuscisse mai a splendere, il solo fatto di averla attesa, di aver profondamente desiderato l'alba di qualcosa di nuovo, sarebbe già sufficiente a rischiare questa notte nera. Io amo molto la parola resistenza, odio la parola resilienza, non mi sono voluto questa parola degli occhi, la politica della chiesa. Resilienza vuol dire rimbalzare, vuol dire accomodarsi. No, a me cambia più la parola resistenza. E io mi chiedo, chi è che resiste? Resiste se ami qualcuno o ami qualcosa. Se ami qualcuno o ami qualcosa, resisti. Altrimenti no. Ci sono delle mamme, dei papi che tirano su questi figli che hanno un problema, un handicap, giorno e notte, sapendo che magari loro non vedranno più nulla di questi figli. E io dico, ma come fanno a resistere così tanto, giorno e notte? Resistono perché amano quel figlio più di loro. E allora se ami qualcosa o qualcuno riesce a resistere. Vedete, io sono qui a Romena perché credo che anche se ci fosse una possibilità su 1 milione, che questo nostro vivere, resistendo, questo nostro curare la bellezza, curare la tenerezza, curare la fragile gioia, potesse cambiare almeno qualcuno di voi, a me mi passa. Io ho visto che dalle persone più umili nascono gli eventi più nobili. Ci sono semi poveri, piccoli, come dice Camus, che vengono al mondo mansueti come le colombe che ci permettono di sperare. Ci sono ormai piccoli semi, ma ci vuole gli occhi per vederlo. Per esempio, oggi puoi dire che fa tutto schifo questo tempo, o puoi vedere le sfumature dei grigi che sono bellissime, o puoi vedere le sfumature dei verdi che sono meravigliose. O come dice Gandhi, il problema non è aspettare che la pioggia finisca, ma saper ballare sotto la pioggia. Dipende da come si vive. Ci sono segni piccolissimi, ma che ci aiutano a sperare. Sentite bellissimo Henry Lewis, che muore in campo di concentramento. Com'è strano, c'è la guerra, campi di concentramento. Conosco il grande dolore umano, pure in un momento di abbandono, mi ritrovo nel petto nudo della vita. Sento il battito della vita, regolare, dolce, meraviglioso. C'è la guerra, campo di concentramento, e lei sente il battito della vita lo stesso. Addirittura lo sente regolare, dolce. E allora sentiamo tutti noi di dover preservare un po' di speranza, un po' di gioia, un po' di bellezza. Io mi sento che si trova di questo luogo. Mi sento anche custode di Dio, ma io non ho voglia di difendere Dio che ci pensa nel mondo suo. Quello che provo a difendere non è Dio, ma i riflessi di Dio. La bellezza, la tenerezza, le lacrime. Vedete, qui in questa icona
oltre al volto, messo il nome di Gesù in ebraico qui a sinistra, Yeshua, che ha detto il bambino Mosè, una scia all'inverso, come una mano aperta. La seconda è una doppia voce, una scia, che vuol dire fuoco. Bellissimo, nel nome di Gesù c'è chi è lui, uno con le mani aperte e il fuoco dentro. Ve lo auguro, perché a volte c'è quelli integralisti che alimentano il fuoco, si bruciano per colpo suo, e chiudono le porte, chiudono le braccia, chiudono le mani, o c'è quelli che si svelano e perdono il fuoco dentro. Ecco, vi auguro questa armonia fra le mani aperte e il fuoco dentro. Io credo che le persone ferite non sono migliori degli altri, non sono eroi. Le persone ferite non chiedono miracoli. Io non ho mai chiesto miracoli, ho sempre chiesto un cuore acceso e una vita appassionata. E allora non so servirmi come Simona assicuri la felicità, ma so che questo modo di essere rende la vita intensa, rende la vita vibrante, appassionata, luminosa. Ci sono attimi in cui il tempo si ferma, attimi in cui vivere non costa fatica. Quando il silenzio diventa